Gianni Colacione per Libere TV, oggi 20 ottobre 2018, siamo in compagnia di Vincenzo Lita, all'appuntamento diciamo, della partenza, dove partirà questa marcia per i popoli oppressi. È un appuntamento che Libere TV segue da anni ormai, e c'è una novità: non si tiene a Roma come nelle passate edizioni, e questo già diciamo, è una prima domanda che posso fare a Vincenzo Lita: perché non più a Roma? Che piacere rispondere perché non più a Roma, perché dopo 10 anni di Roma e di complicazioni burocratiche per avere permessi e quant'altro dal Comune di Roma, specialmente col cambio di amministrazione da qualche anno a questa parte, noi pur facendo le domande apposite qualche mese in precedenza, esattamente 60 giorni prima, per esempio l'anno scorso, solamente 3 ore prima della marcia siamo riusciti ad avere la comunicazione del benestare. Quindi voi capite che è praticamente impossibile ormai a Roma organizzare qualsiasi cosa, a meno che lei non organizza una manifestazione di massa e si impone per farla. Quindi questo ci ha fatto molto piacere, l'ospitalità che ci ha offerto l'amministrazione comunale di Campagnano, e quindi abbiamo deciso di unire anche il piacere di venire in una zona più tranquilla dal punto di vista logistico e organizzativo, ma che sia anche un momento di marcia sulla via Francigena, e quindi di ripercorrere una strada che ha significato anche un'unione europea e un'unione per la civiltà occidentale. Quindi, come ha detto Vincenzo Lita, io avevo omesso di dirlo, siamo a Campagnano Romano, la marcia sarà lungo un tratto della via Francigena e terminerà presso il Santuario della Madonna del Sorbo. È un appuntamento che storicamente richiama il mondo liberale e il mondo in qualche modo attento al rispetto sostanzialmente dei diritti umani, della libertà, un po' in tutto il mondo. I popoli oppressi sono distribuiti sostanzialmente in tutto il mondo, ce n'è bisogno sempre più di appuntamenti come questo, anche in un momento, quello che stiamo vivendo, in cui l'Europa, che era un presidio in qualche modo di garanzia e rispetto di certe cose, sembra un po' stentare. Beh, io non vorrei andare un po' controcorrente, ma penso che l'Europa sul discorso dei diritti umani è rimasta ben seconda rispetto ad altre situazioni nel mondo ed è stata del tutto assente nei confronti della difesa dei diritti umani. Chiacchiere molte da Bruxelles, di fatto laddove si bisognava intervenire in qualche modo o frenare alcune cose, vedesi guerre e genocidi pochi metri dall'Europa, mi riferisco all'ex Jugoslavia o in alcune zone del continente africano, l'Europa non si è vista, è stata completamente assente. Quindi voglio dire, non sento che mi manca nulla da questo punto di vista. Il problema è che la libertà nel mondo, invece di allargarsi e di poggiare su basi sempre più solide, come dire, ormai coinvolge un quarto dei paesi del mondo. Leggevo proprio l'altro giorno, mi dispiace che oggi, dopo anni che hanno partecipato alle nostre marce gli uiguri, oggi siamo al punto che il governo cinese vuole aprire dei campi di riabilitazione per gli uiguri in Cina. Cioè siamo arrivati, come dire, ad una stretta quasi finale, vuol dire, perché che significato ha aprire dei campi di rieducazione per una minoranza che conta all'incirca tra i 20 e i 22 milioni di persone nel nord-ovest della Cina? Vuol dire che la repressione si stringe sempre più. Bene, poi ovviamente il discorso si potrebbe allargare anche alla questione sostanzialmente che stiamo vivendo, che riguarda l'immigrazione, il modo su cui l'Europa si pronuncia su questo e in qualche modo la latitanza, e anche il ruolo dell'Italia come ponte tra sud e nord dell'Europa. Non mi scalda il cuore neppure questo ragionamento, mi dispiace. E il problema è che l'Italia non è ponte, sì, geografico, perché siamo all'estremo sud dell'Europa e siamo all'estremo nord dell'Africa e via dicendo. Secondo me il problema dell'immigrazione, senza entrare in merito alla questione, ma il problema dell'immigrazione in qualche modo va risolto anche essenzialmente parlando con un altro continente che è quello cinese. Bisogna rendersi conto che su 54 paesi che compongono il continente africano, in 48 in pianta stabile, ormai la Cina fa i suoi affari, ha la sua presenza, ha delle teste di ponte formidabili dal punto di vista economico. E quindi evidentemente ragionare sull'immigrazione o meno, il problema non lo risolviamo a Bruxelles, ma il problema lo si risolve a Pechino. Se vuole Addis Abeba
perché sede dell'Unione Africana, che ha dei corpi militari che non usa e via dicendo, sotto leggi dell'ONU e delle Nazioni Unite. Parlare in Europa di questa roba è perdere il tempo. Grazie Vincenzo Lida, buona marcia. Ragazzi.